di fare la finale mondiale di Imola. Per noi è un motivo di soddisfazione, di orgoglio, vuol dire che abbiamo fatto bene il 22 e ci spronga a fare ancora meglio per il 2024. È un premio anche per il Formula Imola, il team di Formula Imola è una squadra che è molto coesa e che sta lavorando per fare ancora meglio di quello che è stato fatto fino ad oggi. Quindi per l'autodromo di Imola, per la città di Imola, questo è un motivo di soddisfazione, di movimentazione e di sport, quindi siamo molto orgogliosi di avere questa opportunità. Presentiamo proprio qui nell'edizione del 2022 la 499P, come hai giustamente ricordato le immagini fece il giro del mondo, tutti parlarono della nostra macchina, parlarono del circuito e devo dire che ci ha portato veramente bene, perché già all'esordio alla prima gara conquistammo la prima fila con la pole position, poi vincemmo la 24 ore di Le Mans l'anno scorso, dopo 50 anni che mancavamo dalla gara nella massima categoria e 58 anni dopo l'ultimo successo nella classe più importante, perché noi avevamo soltanto corso nelle prevetture GT. E poi quest'anno ci siamo ripetuti, dunque 2 su 2, devo dire che la soddisfazione è ovviamente fortissima, siamo molto orgogliosi di questi risultati, abbiamo vinto tra le altre cose con tutti e due gli equipaggi, dunque come si dice siamo anche contenti di aver scelto degli ottimi piloti e dimostrare che tutte le macchine sono fatte allo stesso modo. E poi abbiamo vinto anche una gara ad Austin, un mese esatto fa, con la vettura schierata davanti al cliente, per cui ancora una volta dimostrazione che il prodotto è nato veramente bene. Qui a Imola siamo stati vicini alla vittoria in occasione della gara del WEC, dunque il legame con questo circuito, con la città di Imola è veramente importante e pertanto ripeto, sono molto contento di tornare qui e le finali mondiali saranno veramente un appuntamento incredibile dove tutti gli appassionati di Ferrari non sono certo che quando chi potrebbe venire, chi verrà, si divertirà molto, avrà veramente l'opportunità di vedere delle macchine meravigliose. Come pilota, ma anche all'interno di un evento speciale come questo. Buongiorno a tutti innanzitutto. Essere pilota Ferrari è qualcosa di incredibile. Sono molto orgoglioso di questa opportunità e ovviamente è un grande impegno e anche una responsabilità perché bisogna sempre dare il 100% in ogni occasione per onorare questo grandissimo marchio. E essere qui a Imola è speciale, è uno dei miei circuiti preferiti, mi ha portato anche sempre moltissima fortuna dai tempi delle categorie propedeutiche fino alle ultime gare del WEC European Series qui. E partecipare alle finali mondiali sarà fantastico, come ho anticipato prima da voi, avremo la possibilità di condividere questo weekend insieme ai tifosi, insieme agli appassionati e avranno l'opportunità di vedere queste bellissime vetture sfrecciare su questo circuito. Tra l'altro, come abbiamo in qualche modo già anticipato, c'è stato un momento particolare nella tua carriera nel 2020, quando per la prima volta avevi ottenuto una vittoria con la Ferrari proprio a Imola. Te la ricordi quella giornata? Sì, è un bellissimo ricordo, appunto la mia prima vittoria in Ferrari qui ad Imola nel 2020 insieme ad Antonio Fuoco e Giorgio Roda. Un bellissimo ricordo, è stata la prima vittoria in Ferrari, spero la prima di molte e niente, quindi sono molto contento di questo. Una vittoria che nel campionato italiano GT Endurance che poi alla fine avevate anche vinto a fine stagione, giusto? Sì, è stato un bel campionato agguerrito, insieme ai miei compagni di team abbiamo fatto un buonissimo lavoro e ricordo benissimo la sensazione, perché sì, vincere il campionato è sempre bello, ma vincerlo con il cavallino è qualcosa di più.